Perché avete organizzato questa iniziativa come sindacato dei pensionati? Il motivo dell'iniziativa è di aprire un confronto sul tema dell'Europa. I pensionati sono molto sensibili a questo progetto perché per noi ha voluto dire 70 anni di pace e oggi vediamo ritornare delle ideologie, degli episodi di razzismo, un anti-ebraismo che ci preoccupa molto. Noi attraverso questa iniziativa vogliamo rilanciare un'idea di Europa che superi le situazioni che non vanno bene. Questa mancanza di solidarietà sull'immigrazione, sul deficit, sui paesi in difficoltà, ma nello stesso tempo siamo per superare i problemi, non per tornare indietro. E quindi vogliamo dire alle forze politiche che si presenteranno in campagna elettorale che il sindacato è per rilanciare l'Europa, per un'Europa solidale, per un'Europa che salvaguardi i livelli di welfare che abbiamo, sulle pensioni e la sanità. E soprattutto un'Europa che sia costruita sull'amicizia tra i popoli, sul confronto e sul ruolo attivo dei cittadini. Basta burocrati, noi vogliamo un'Europa che sia fondata sulla partecipazione e in questo senso il sindacato può svolgere un grande ruolo nei prossimi mesi di orientamento e di confronto, superando il discorso dell'autonomia. Non schierandosi fuori di uno o un altro partito, ma chiedendo alle forze politiche cosa ne pensano delle nostre proposte e quali forze sono disponibili a sostenerle. Ripeto, per un'Europa che abbia al centro il welfare, che abbia al centro il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, dei diritti dei cittadini e che riconosca ai pensionati un ruolo attivo nella società. Qual è l'atteggiamento dei giovani sul tema dell'Europa? Ma io credo che una parte della nostra generazione sia a tutti gli effetti, si senta a tutti gli effetti cittadino europeo e quindi credo che l'Europa sia importante per la nostra generazione, lo è dal punto di vista della formazione, dal punto di vista delle prospettive lavorative, lo è da tantissimi punti di vista. Credo anche che però ci sia una polarizzazione forte all'interno della nostra generazione e che ci sia una parte della nostra generazione per cui l'Europa viene data per scontata o viene percepita invece come un luogo in cui scappare per trovare lavoro. E credo quindi che per l'Europa ci sia ancora molto, sull'Europa ci sia ancora molto da dire e da fare, soprattutto rispetto alle questioni legate chiaramente all'uguaglianza tra i Paesi membri e alle diseguaglianze presenti invece all'interno degli Stati membri e quindi che ci sia molto da fare per esempio dal punto di vista delle politiche del lavoro e delle politiche sociali per un'Europa più giusta. E sul ruolo dell'Europa sulle migrazioni. Io credo che per la nostra generazione sia importante un'Europa di pace. L'Europa è nata per questo, l'Unione Europea è nata per questo e credo che sia importante che l'Europa sia un'Europa in grado di accogliere chi fugge dalla guerra e dalla povertà. L'insoddisfazione, la mancanza di leadership. Questo è un altro problema degli anni 30, no? C'era una dissoluzione della leadership. Però i movimenti dei reduci, tutto questo era molto più violento ed era più appunto in una società giovanile, no? E non c'era l'Unione Europea, per quel poco che conta, conta molto, insomma, no? Perché oggi, se non ci fosse l'Unione Europea, il dialogo anche in Italia sarebbe diverso. Teniamo presente questi check and balance, direbbero gli anglosassoni, che oggi ci sono. Certamente quando si è aggravata la crisi e la tensione, io ho avuto più paura che potessimo rientrare negli anni 30, poi si è un po' ribilanciata e non vedo i pesi simili agli anni 30, vedo alcuni rischi, ma non vedo una società in cui la caduta del ceto medio sia così veloce come è stata in quegli anni, no? C'è stato un momento di crisi, ma tutto sommato
in parecchi paesi europei c'è uno sviluppo, in Germania c'è piena occupazione, cioè non c'è quella crisi generale che ha causato forse la crisi di valore più grossa oggi di allora, questo, ma come analisi della situazione vedo quelle similitudini che vi ho detto, ma vedo anche delle grandi differenze, ecco. I paesi di Visegrad vanno per conto loro, ma io sono ancora orgoglioso di aver spinto l'allargamento, perché non vorrei che la Polonia si trovasse nella stessa situazione dell'Ucraina oggi. Ma evidentemente è chiaro che questo comporta anche il fatto che l'Europa non solo non si faccia in un giorno, ma non si faccia a una sola velocità, cioè dobbiamo costruire un'Europa in cui alcuni paesi, probabilmente quelli dell'euro, vadano avanti verso l'unità, verso la politica estera comune, e gli altri saranno un pochino, perché vedete, Brexit ha fatto uscire un paese dall'Europa, ma non ne usciranno gli altri, perché la Gran Bretagna era veramente diversa. A me è dispiaciuto la Brexit, perché credo che la Gran Bretagna desse all'Europa un senso di continuità della democrazia, oltre al miglior esercito europeo, oltre a tanta ricerca, oltre alla City di Londra, ma anche questo senso di democrazia. Però io ho passato 5 anni in cui il problema di trattare con gli inglesi, ragazzi, ogni giorno c'era un'eccezione, ma non per motivi superficiali o commerciali, perché il paese guardava a est e a ovest, perché era ancora profondamente diviso. Ripeto, secondo me è un vulnus che esca per alcuni motivi, perché anche perché gran parte del mondo guarda all'Europa con gli occhiali britannici, pensate all'India, a molti paesi africani, quindi è un... Però, voglio dire, i paesi dell'est non li vedo uscire. Si parla di immigrati e purtroppo questa povera gente che viene dalla Siria più di tutto, però anche delle altre terre, hanno tanti problemi, e noi di questi problemi sappiamo tanto perché viviamo nella Croazia, e come sapete la Croazia ha vissuto la guerra del 91-95, e anche in quel periodo da tutte le parti della ex Jugoslavia venivano i profughi, più di tutto dalla Bosnia e Herzegovina. Perciò capiamo le loro storie e pensiamo che noi dell'Europa, perché la Croazia adesso è membro dell'Europa, dobbiamo fare di più, ma non solo aiutarli qui, bensì i nostri politici, perché loro hanno il potere nelle mani, possiamo dire, dovrebbero aiutare le terre per finire questi conflitti, non aiutare materialmente e anche moralmente. In questo caso anche le guerre finirebbero, e allora questi immigrati, sì, una parte resterebbe nell'Europa perché pensano che l'Europa è la terra promessa, ma dall'altra parte forse tornerebbero a casa, perché lì sono le loro famiglie, i bambini, i nonni. Ecco, questa è la mia idea di oggi a questo nostro incontro. I sindacati, la FERPA, cosa può fare? Guardi, la FERPA per conto mio è un'organizzazione europea, perciò lì sono presenti tutti i membri degli stati, membri dell'Unione Europea. E ognuno può fare qualcosa, qualcuno forse con i soldi, qual'altro forse con l'aiuto morale, che è anche molto molto importante, l'aiuto psicologico, l'aiuto per imparare le lingue, per imparare nuovi mestieri. A me mi pare che l'Europa può fare tanto.